Ok, quindi c'è qualcuno che vuoi dire qualcosa di qua? Io ho una domanda, non Sì. so se ora è il momento per parlare. Mi chiedevo, cioè ogni decisione, ogni differente modalità di decisione è più, però è c'è sotto, sotto. C'è un solo giorno per il caffè. Dicevo, se ogni differente modalità di decisione, cioè è più adatta per un gruppo e meno per un altro, per cui non ce n'è una più buona o meno buona, ma una migliore per un gruppo e meno adatta per un altro tipo di gruppo, di organizzazione. Sì, e dopo parleremo un po' di più, no, ma questa domanda è importante perché non è. Ci sono come si dice? Forma, maniera? Modo, ok. Ci sono dei modi di decisione che sono meglio o forse che ti piacciono di più a un gruppo, ma è importante capire che il modo è relazionato, vinculato con quello che si bisogna. Per esempio, in un'emergenza, sì? Non facciamo il consenso in un'emergenza. Sai, in un'emergenza è chissà cosa fare, per favore, no? Sì, adesso è un fuoco qua, non ci sediamo e parliamo. Tutti quanti, per esempio io lo dico, che sono chi sto parlando, tutti quanti fuori, no? E questa è una decisione mia, è un'emergenza, sì? Si capisce? Ci sono dei gruppi anche che lavorano molto con il consenso, ma che. Se loro non possono arrivare a una decisione con il consenso, quello che fanno è, da un certo punto, cambiano per fare il voto, sì? E con questa modalità, il voto, sì? Quindi, sì, abbiamo per esempio 15 giorni o un mese per arrivare a una decisione. E se non arriviamo fino a questo mese, e la prossima settimana facciamo questo, del voto. Sì? Questo lo fanno gruppi e questo può essere bene per... Sì? Ma il modo di decisione è molto vinculato con quello che... Lo voy a decir en español esto, ¿vale? El modo de tomar la decisión está muy relacionado con la responsabilidad que queremos que tome la gente. Sì? Ok, la forma decisionale è strettamente correlata con la responsabilità delle persone. Sì, che queremos que tengan las personas. La responsabilità che vogliamo che le persone si assumano. Sì, y también relacionado con la capacidad que tienen las personas de decidir sobre ese tema. Ed è anche relazionato alle capacità che ogni persona ha, appunto, di decidere riguardo a questo tema. Sí, por ejemplo, hay veces que en una organización hay un tema que no es importante para todo el mundo. ¿Sí? Solo es importante para un grupo pequeño. Igual el modo que elegimos ahí no es el consenso, porque a la gente que no participa en ese grupo le da igual esa decisión. Ok, ci sono problemi che nel mondo che non interessano a tutti, ma solo a dei gruppi ristretti e quindi non adotteremo il consenso perché ci sono persone a cui questo problema non importa. Sì, per esempio, se noi abbiamo la nostra organizzazione, che è questa, immaginate, sì? E c'è un piccolo gruppo dell'organizzazione, che è queste, che ha una decisione, ma che affetta solo a queste persone, no, non a queste di qua. Quindi fare un consenso con tutti quanti non ha senso, sì? Perché non, queste persone non hanno responsabilità con il tema, sì? Quindi il consenso è un modo decisionale
che bisogna di responsabilità della gente, sì? Di avere responsabilità, sì? E non solo responsabilità, sino di essere come vinculato alla decisione, sì? Quindi, per esempio, in questo esempio, questo gruppo può fare un modo consultivo. Consultivo? Se può dire consultivo? Consultivo. Che loro decidono, ma chiedono, fanno una inchiesta. Un'indagine. Un questionario, sì? Per capire che cosa pensi la gente. Ma alla fine loro hanno tutti i questionari, sistematizzano le informazioni e decidono. Sì? Quindi il processo decisionale tu puoi mettere la partecipazione della gente, però il modo alla fine come si toma la decisione non è un consenso, sino che decidono questi di qua. Sì? Sì? Si capisce? Che? Sì. Quindi la decisione, il modo come si prende la decisione è vinculato, relazionato con la responsabilità che abbiamo bisogno e anche con il compromesso della gente, sì? Se questa gente di qua non ha compromesso con una decisione, come? Non ci vuole impegno, cioè se la gente non si impegna. Ah, non si impegna, ok? Sì? Quindi se c'è una decisione, non lo so, per esempio, io non sono di qua, io posso arrivare qua, in un quartiere mi possono chiedere cosa ti piacerebbe di fare qua? Ti piacciono le piante? Io non sono coinvolto con questa decisione, quindi non ha senso partecipare in un consenso con me, non ha senso. Loro mi possono chiedere e io posso dire sì, mi piace questo altro, ma io non ho questo compromesso, questo impegno in la decisione, quindi il metodo non è un consenso, è un'altra cosa, eh? Questo è una consulta, si capisci? Sì, sì, sì. È un'emergenza, in un'emergenza è autoritario, quindi chi lo sa fare lo fa e le dice agli altri che lo fanno, sì? E questo è importante perché ci sono delle volte che nei gruppi così orizzontali, nella partecipazione, pensiamo che questo il metodo autoritario è malo, e non è che è malo dipende dove, no? Se c'è un fuoco è buono, sì? Per esempio, questo è chiaro, no? O se siamo in un aereo e c'è qualcosa che succede nell'aereo, non decidono la gente che, non so, il pilota o la gente che sa che cosa fare. Loro decidono e ci dici a tutti quanti che cosa dobbiamo fare. Si capisce? Sì? Ok. Ma dopo, io penso che questa sera parleremo un po' di più di questo, sì? Quindi questo esercizio è per iniziare a sistemare, a capire nella nostra organizzazione qual è il livello di decisione, sì? Perché è anche come chi la prendi e dove si prendi. Questo che sembra come molto semplice, a volte non abbiamo chiarezza di chi decisione ce l'abbiamo, chi la fa, dove si fanno, sì? E questo fa molto, è una fuente di conflitti. Una fonte di conflitti, sì? Sì? Quindi, noi abbiamo, nella nostra organizzazione, abbiamo, no, non solo noi, è più grande, no? Molta gente fa, come un'organizzazione per capire chi sono le decisioni e dove si devono prendere, sì? Quindi ci sono come delle tre livelli qua di decisione, sì? E queste decisioni sono piccoline,
questi sono grandi. Sì? Quindi nella nostra tabellina, questo elenco lo possiamo aggruppare in tre tipi di decisione. Sì? Si capisce? Quindi questi tre sono il primo sono questi di qua, che sono gli strategici, sì? Sono questi grandi che sono come collegate con, sì, come con la strategia, con cosa vogliamo per il nostro gruppo, per la nostra organizzazione, sì? O cose forse degli economia, o di che cosa andiamo a fare nei prossimi 5 anni, o sì, come questo. Obiettivi. Sì, obiettivi, sì. E queste sono grandi decisioni, e nei gruppi che sono così più orizzontali, noi diciamo che è buono che qua lo fanno tutti quanti, sì? Perché? Perché tutti quanti hanno compromesso, sono coinvolti, sì? E abbiamo bisogno di responsabilità di tutti quanti per questo, sì? C'è, questo è il secondo, ma spiegherò prima il terzo e poi il secondo, sì? Il terzo noi chiamiamo operative, che sono queste decisioni piccoline che non abbiamo bisogno di tutti quanti per decidere, sì? E che è importante capire chi è la meglio persona per farli, sì? E a volte nei processi partecipativi o negli gruppi orizzontali pensiamo che è importante che tutti quanti decidano tutto, ma questo è terribile, sì? Questo è come... Ci sono molte volte che la gente si stanca tantissimo perché sta come decidendo cose che non sono importanti per loro, sì? Quindi questo è un esempio, no? Che per esempio comprare il materiale. In la nostra organizzazione c'è una persona che è responsabile di come di sistemare di l'officina, di avere il materiale, di tutto questo. E noi abbiamo una decisione strategica che è che tipo di materiale è collegato con i nostri valori, sì? Quindi noi abbiamo le carte riciclate, come tutte queste cose, sì? Quindi questa è una decisione un po' più di più livello, no? Ma della nostra strategia come organizzazione. Con che tipo di materiali vogliamo lavorare, anche con che tipo di relazionamenti con altre organizzazioni, sì? Questo sta qua, ma qua, ok, se la cartina è finita, il responsabile è la compra, non bisogna di chiedere a tutti quanti, ok, abbiamo bisogno di comprare, siete d'accordo che dobbiamo comprare? Sì, per favore, no? Quindi, non... E c'è un altro livello che è come tra queste e queste, che non sono così grandi, ma che sono, noi li chiamiamo organizzative, che sono per organizzare la vita della nostra organizzazione, sì? Ma che non bisogna come di stare forse tutti quanti, sì? E per esempio, questo è lo sviluppo del sito web. Noi abbiamo un sito web e adesso non ci piace tantissimo e vogliamo come cambiare, ma c'è come un piccolo gruppo di persone responsabile del sito web. Quindi noi abbiamo una strategia, come una decisione di alto livello, che è come il modo tecnologico,
dell'organizzazione, ma come sviluppare il sito web, che cosa mettere, e tutto questo non sta qua, sta qua, sì? Quindi per noi ci sono questi tre livelli e è molto interessante per fare, non adesso perché non abbiamo molto tempo, ma forse per voi, per fare nella vostra casa, organizzare l'elenco di decisione che avete messo in questi tre livelli, sì? E capire chi sono qua, qui sono qua e qui sono qua, sì? E poi, per noi ci sono questi tre livelli, sì? E c'è gente che fa, che decide in ogni livello. Quindi, qua siamo tutti, tutti quanti, sì? Qua non tutti quanti, forse può stare tutti quanti, ma forse solo un gruppo di persone. E qua è solamente come una persona o allo sumo due, di più una, che è come la responsabile di questa di essa tarea, di questo compito. Sì? Si capisce? Ok, quindi dopo abbiamo degli spazi dove si prendono la decisione, perché questo è importante, perché a volte non sappiamo come, dove si prendono, se si prende per il cellulare, per sul internet, come, sai? Quindi noi abbiamo, non solo noi, questo è il nostro esempio, ma è una cosa di più grande, questa di qua, per questo livello decisionale, noi abbiamo l'assemblea, sì? Che siamo tutti quanti e abbiamo due assemblee all'anno, non tante, solo due. Due di, come di due giorni, o così. E andiamo un fine di settimana fuori dalla città e mettiamo tutti quanti per pensare in questo che è di più livello. Perché facciamo un spazio solo per questo? Perché nel giorno, nel dia a dia dell'organizzazione, nel giorno. Sì, quindi nel funzionamento quotidiano, è difficile pensare qua, perché noi siamo qua e qua, sai com'è? Quindi è importante avere un spazio come differenziato, separato, e per pensare questo, e anche più rilassato, che noi possiamo come fare la strategia un po', sai, come, e noi ce ne andiamo in campagna, è un posto bello, e per fare questo, perché questo è un spazio molto, molto importante, sì? E il metodo che facciamo qua, il consenso, noi utilizziamo molto questo metodo, sì? E poi ci sono delle organizzative che qua abbiamo detto che non ci sono tutti quanti, ma noi abbiamo un altro spazio che è una riunione ogni mese, che sono come due o tre ore, questa riunione, che li chiamiamo riunione di coordinazione, che è per coordinarci per tutte queste cose organizzative, dobbiamo fare in questo progetto, dobbiamo fare questo, e poi ci hanno detto bla bla bla, sai come, per organizzare tutto questo. E qua, sì, è possibile, siamo tutti quanti, ma se c'è qualcuno che non può, per esempio, se io sto lavorando fuori dalla Spagna, ma se abbiamo bisogno di decidere qualcosa, il resto si fa la riunione e decidono sin me. Perché? Perché questa decisione sempre sono sotto questi, sì? Quindi tutto quello che si decide qua è sotto questi, non può essere come incontro, sì? Quindi, per esempio, se noi abbiamo detto che la nostra strategia per i prossimi due anni, per esempio, è lavorare
con quartieri, fare dei progetti con dei progetti partecipativi con i quartieri e in tutta l'Europa, per esempio. E questa è la nostra strategia. E c'è una gente che ci chiama da un posto qua, nella Italia, sì? E che abbiamo bisogno di decidere qualcosa. Possiamo decidere perché questo è collegato con la nostra strategia. Sì, sì, ti hanno chiamato per quello che abbiamo detto che vogliamo fare, quindi lo puoi decidere. E le cose più piccoline non fa niente e se per esempio c'è qualcuno che non c'è. Sì? Si capisce? Ok. E questi di qua a volte se c'è solo una persona non fa una riunione e lo decide, sì? O a volte c'è decisione di solo un progetto, sì? Per esempio, immaginate che io sto con un mio compagno sviluppando un progetto qua a Celle, sì? E dobbiamo decidere qualcosa solo del progetto di Celle, che il resto delle persone non stanno lavorando in questo progetto, hanno un altri progetti, sì? Questo solo lo decidiamo la gente che è come implicata, coinvolta, sì? E loro, e qua non abbiamo come riunioni ogni mese, questo è come a demanda. Se tu hai bisogno, tu ti metti insieme, ma questo è, sì? Si capisce? Quindi questo ci dà un organigramma, sì? Che, ok, prima di organigramma, andiamo a fare... Se vogliamo che i nostri gruppi come avere più come orizzontalità nei nostri gruppi è molto collegato con questo, con chi prende la decisione, dove si prende, come, sì? e i livelli di decisione, super collegato con questo ci sta l'organigramma. Si capisce che cosa è l'organigramma? Sì. Noi siamo abituati a avere, per esempio, nella come si dice? Empresas? Nelle imprese? Avere questo organigramma, no? Questo è il direttore, il boss, sì? E questi è un altro livello di persone come più responsabile, questo è un altro. E questo tutto i lavoratori. I lavoratori? Sì? La gente che lavora. Sì? Quindi alla fine le decisioni sono qua o qua. Sì? Questo è una forma più come tradizionale, ma non tanto resiliente. Perché? Perché sì. Perché per esempio la natura, la naturalezza, non ce l'abbiamo queste. Non è così, la natura è più come, non decentralizzata? Decentralizzata, sì? Quindi in nostra organizzazione anche ci sono delle decisioni più decentralizzate, sì? Non sono tutte qua, sì? Perché se tutte le cose devono passare, dipendere di qua, questo è... Sì? Quindi c'è molta gente che sta lavorando in questo di l'organigramma, di fare un altro tipo di organigramma e è molto importante capire qual è il nostro organigramma e la nostra organizzazione per capire dove stanno le decisioni, chi prendono le decisioni, sì? So, questo è una ferramenta molto... un strumento molto saludabile, si può dire, molto sano, molto, molto sano, sì? Quindi questo è il nostro organigramma, sì?
che c'è in spagnolo, ma adesso perché ho dimenticato di mettere in italiano, sì? Ma ok, questo è l'assemblea generale, questa qui abbiamo due volte all'anno, sì? E siamo tutti quanti, ok, la mia organizzazione siamo 5 persone soci, sì? E poi abbiamo, siamo in un altro gruppo di organizzazione che siamo di 16 organizzazioni con un altro modo, ma nella nostra organizzazione siamo 5 e tutti quanti sono qua, sì? E poi abbiamo, noi diciamo nodo, sai che cosa è nodo? Nodo è come una parte, un nodo, ah, sei uguale, vale. E abbiamo 5 nodi, sì? Ogni nodo fa un compito come specifico e hanno come il potere decisionale, sì? E ogni nodo ha una persona che è come il leader, come che sta lavorando molto, e un'altra persona che aiuta, sì? Tutte e due fanno le decisioni, ma una persona ci sta come molto vinculata, lavorando molto, sì? Quindi questo è come la persona leader e questo è più la che appoggia, la che aiuta, sì? Due, 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 due e due, sì? E tutti quanti sono qua. In maniera che tutti quanti hanno un compito più forte e un compito più di aiuto, sì? Quindi perché noi siamo come, noi vogliamo queste cose del potere, che parleremo un po' di più dopo, come il potere repartir il potere, distribuito, sì? Cioè, quindi le persone sono sempre 5 che però ruotano, non sbaglio? No, quindi... guarda, qua, 1, 2, 3, 4, 5, e questa persona è anche qua, sì. E appoggia qua, sì. Questa persona è qua e appoggia qua, sì, questa, sì, sì. Ah, ok, sì, e questi compiti, ci sono dei compiti che ruotano e ci sono dei compiti che non sono così facili per ruotare. Alcuni esempi? Dei compiti, no? Sì, questi... I compiti sono per, noi li chiamiamo planificazione e evaluazione. Pianificazione e valutazione, sì? Quindi questa gente, si assicura di che tutto è come pianificato e che alla fine facciamo la valutazione, sì? Dei progetti, dei... sì? Questa gente è comunicazione esterna e proiezione sociale. Comunicazione esterna e proiezione sociale. Sì? Quindi questa gente fa tutto lo vinculato con la comunicazione, website, l'immagine, come tutto questo, e anche la proiezione sociale, quindi in chi... spazio dobbiamo stare in questo congresso, in questo altro, dobbiamo andare con questa rete di gente che fa questa cosa, sì, questa gente ha nella testa tutto questo, la comunicazione e anche la proiezione, è come lo esterno, sì? Questa gente è con progetti, quindi tutti quanti lavoriamo in progetti, ma questa gente è come la gente che disegna di più i progetti, che fa come la innovazione nei progetti, che prende cura, si occupa di sviluppare di più come nuovi progetti, sì? Si capisce di tutto questo? Ok, questo è, noi lo chiamiamo gestione,
gestione, che è tutto lo relazionato come con l'economia e tutto questo. E poi ce l'abbiamo un altro che si chiama cuidados, che è cuidados. Attenzione. Attenzione, ma prendersi, no, cura, prendersi cura, come che è la gente responsabile di che tutti noi ci prendiamo cura di tutti noi. Sì? No. Non ci prendiamo cura. Sui nostri figli. Sì, ok, sì, 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 no, questo è anche importante. Questa gente c'è come diversi compiti. Uno è prendere cura di la gente in un livello fisico, sì? Quindi, che fa? Loro fanno nella nostra officina, prendono cura di che le cose sono, sai, le sedie sono buone per la schiena. Home office in America, come qui stamattina c'era l'acqua, i cestini differenziati, il caffè, i dolci. Sì, sì, no, ma non solo, no. Per esempio, qua c'è una persona che sa fare shiatsu, che è come un... Sì? E qualcuna volta ci fa come, sai, come questo, sai, come il massaggio per prendere cura dei nostri corpi. Tu stai dicendo prendersi cura delle persone dell'organizzazione, sì. Non del fuori. No, dell'organizzazione. Sì, questa, ok, questa ci sono dei compiti. Sì, è come attenzione per gli altri. Ma per quelli del gruppo? Sì, 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 sì. Questa gente ha il compito di fare... Del benessere del gruppo, questa è la parola, si capisce meglio? Sì, sì, è questo. E il benessere, abbiamo quattro livelli nel benessere, sì? È uno che è fisico... E un altro che è emozionale. Sì? Quindi questa gente, almeno una o due volte all'anno, fanno un spazio, prendono cura di un spazio emozionale, sì? Nel che tutti quanti possono parlare, come siamo, perché noi lavoriamo così, come pazzi, 12, a volte come 10 ore al giorno, facciamo molti viaggi, quindi a volte siamo anche con... Sai, perché abbiamo bisogno di questo spazio, sì? Come di prendere cura del benessere delle emozioni. Quindi loro fanno in metodologia per questi spazi, sì? E c'è fisico-emozionale e mentale, sì? Che questo è che loro fanno come un plan di training, di formazione, come per la testa, sì? Perché noi vogliamo sviluppare di più la nostra testa, quindi questa gente prendere cura di questo, quindi in questo anno tu che cosa ti vuoi, che corso vuoi attendere o frequentare, come, sì, si capisce. E un altro che si può, hai gente che gli mette la parola spirituale o noi anche parliamo come di visione, come e cuidare il senso, come il senso più grande della persona dentro del gruppo. Sì, sì, sì. Si prende cura del senso più importante del gruppo. Okay. No, di ogni persona nel gruppo. Ah, di ogni persona. Scusa, sì? Se lo ripeto. No. Sì, anche nel gruppo, ma scusa, sai... E per esempio, se adesso
Immagina che tu sei della mia organizzazione e tu inizia a avere come molto interesse la partecipazione. Per esempio, nella nostra organizzazione non facciamo partecipazione, ma questo è una cosa che è molto importante per te, per, come per la tua visione, per, e quello che facciamo è lo digo in español, intentamos pensar cómo podemos incorporar esto que tú quieres hacer dentro del grupo, que es un cuidado como espiritual, en el sentido de que es algo que trasciende a como lo que tú eres, ¿no? Sino como qué visión quieres, hacia dónde quieres ir. ¿Se capisce? Okay, sí. Cerchiamo sì, di portare quello che tu pensi, quello che tu hai in mente all'interno del gruppo. Quindi è come trascendere la tua idea all'interno del gruppo. Sì. Buon termine. La vocazione. Sì, può essere questa parola. Che può essere intesa in generale, cioè la vocazione. Sì, perché questa parte è relazionata come con il senso che tu hai in questo gruppo. Sì? E il senso cambia, no? Non sempre è lo stesso, cambia, e perché noi, come la persona cambiamo, i nostri gruppi devono cambiare anche, e questo prendere cura di questo cambio, sì? Questa evoluzione che avviene. Eso, sì, questo. Domanda, chi si occupa di questo? Che formazione ha? Chi segue la Cuidados? Ok, adesso io sono qua. Cuidados, sì, io sono qua, e anche un'altra, io sono come il più responsabile, e c'è un'altra persona di appoggio che si chiama Anna, che è una compagna, che è questa persona che sai come fare il siatsu, e a lei gli piace tantissimo anche lavorare con gli alimenti, quindi a volte ci dice... come ci dà consigli di alimentazione, e anche, sai, se io gli dico Anna, sto molto nervioso, sì, nervoso, lei mi aiuta, ok, prenditi qua, perché così, sai, ti va già l'energia, bla bla bla, e poi ti fai non so che, sì? Capisci? Quindi queste sono gruppi di lavoro che sono molto più facili di cambiare, ma queste è un po' più fisso, perché sai perché di cambiate noi, sì, non è che cambiamo tanto, forse tu stai 2 anni in uno, o perché si vuole un po' di tempo per... Ma questo, la nostra, noi abbiamo, di questo abbiamo cambiato una volta, quindi c'è stato una persona qua, come di responsabile, come 5 anni, e adesso, in le 3 anni scorsi, un'altra. Sì. Perché, sai, sì. Perché come capire tutto questo di gli imposti, impuestos, le tasse, come tutte queste cose che non è che tu, sai, come che tu devi capire un po', e non è, per noi non è molto buono e muovere, perché se tu ti devi, imparare molte cose, quando tu già lo hai imparato, ti va, è come... È molto tempo, no? Si capisce? Sì, sì. Ok. Sì, sì, sì. Ma questo organigramma, dimmi, sì. È così, si è formato così un po' in base alle caratteristiche vostre di persone. Voglio dire, vabbè, tutti i 4 punti là sono punti che tutte le associazioni hanno, però ad esempio Cuidados potrebbe essere una figura che magari non tutti hanno nell'associazione, una persona che sa fare shiatsu, sa di naturopatia, oppure che può... secondo te è comunque importante avere quel punto lì, e quindi che magari delle persone vadano a prendersi, sì, quella responsabilità?
Sì, perché sai, per prendere cura del benessere, no, tu non bisogna di sapere come sia tu, sai? È un'altra cosa, è una gente che capisce come sta la gente, sai, tu stai bene con quello che tu stai facendo, stai bene, questo anno come è stato per te, tu vuoi fare qualcun cambio, sai, si vuole qualcuna abilità, ma non è che questa gente devi fare il massaggio, sai, è solo un esempio, perché come noi ce l'abbiamo, questa Anna e Jorge, un altro compagno, che loro possono fare shiatsu, qualcuna volta ci fanno qualcosa, ma non è che, come lo importante, perché c'è delle imprese che hanno, come si chiama? Psicologo. No, sì. Sì, ma non mi viene, adesso con il meschio di lingue non mi viene neanche la parola in spagnolo. No, is this... questa gente che fa le interviste, quando tu per esempio vuoi lavorare in una... Risorse umane, sì? Questo è come una modalità di risorse umane per noi più evoluzionata o qualcosa. Più resiliente, sì? Ma sai, la gente di risorse umane, quello che devono fare è prendere cura di che la gente, sai, della salute, e tu ti fanno una volta all'anno un riconoscimento medico, tu vai al medico e ti dice ok, gli occhi bene, tutto bene, sì? E anche fanno le... quando tu vuoi imparare o andare a un corso, tu parli con loro. Questo come in una impresa più tradizionale, ma noi, il nostro modo di capire il benessere è come con queste diverse dimensioni, sì? Ma e per me questo è super importante, molto importante, perché? Perché la nostra vita, la nostra quotidianità è molto veloce, e la velocità, e a volte non c'è il cuidado, la cura delle persone, sì? E anche è come importante che una o due persone hanno il compito di sapere, sì? È come il cuore della società. Sì. Sì, si può fare. Oppure fare qualche attività insieme, che non sia tecnica, mentale. Sì, questo, sì. Sì. E per esempio queste ok, io dico loro, ma io sono io, ma ok, loro, questo spazio, in la assemblea loro fanno come i metodologie per forse per parlare o per anche per giocare un po', come per fare... Sì. Amico, una domanda, ma chi è responsabile, diciamo così, della pianificazione e della valutazione, no? Poi, chi è responsabile della pianificazione e della valutazione? Pianifica insieme e valuta insieme tutti gli aspetti, o quindi, che ne so, sulla comunicazione esterna, cioè insieme al referente della comunicazione esterna trovano degli indicatori per dire, per vedere se è andata bene o è andata male, eccetera eccetera, tutte queste cose loro, con tutti? Loro organizzano come il processo, sì? Non è che loro pianificano tutto. Per esempio, oggi sono io qua, e non è che loro mi hanno pianificato il mio lavoro qua, no, l'ho pianificato io, ma loro sono responsabili di che io devo pianificare bene e devo valutare questo processo, sì? Ma lo valuto io, ma loro mi danno, sai, come un strumento per... Sì, indicatori e anche le domande, come è stato la gente, quanta gente è stato, sanno carina la gente d'Italia? Sì, sono molto carine. Sai come...
Sì, questo sono come spazio di responsabilità, ma non è che loro, per esempio, qua, questo di proiezione sociale, loro, come fanno l'organizzazione della proposta di dove dobbiamo fare, ma non è che loro stanno sempre facendo la proiezione sociale. Anche io la faccio. Ma io non sono come il responsabile di prendere cura di che questo compito si fa. E si fa bene. Sì? Si capisce? Ok. Sì? La ora perché non è... un po' tardi. Ok. Adesso andiamo a... Io penso che... Ok, sì. Ok. Quindi, prima di andare a mangiare, voglio come iniziare come un'altra cosa, sì, come un altro passo di più nella decisione. Quindi, possiamo chiudere questo, di questi tipi e l'organigramma, sì, perché... Il livello di decisione è molto vinculato con l'organigramma e perciò che abbiamo fatto questo e adesso che iniziamo a capire un po' di più i processi decisionali, questi sono i primi passi di capire in un processo. Come è la decisione, chi livello è, chi la prendi, dove si prende, no? Questo è prima di capire, di iniziare a decidere, sì? La verifica. Scusa, non capisco. Prima di l'organizzazione, poi si occupa anche della verifica finale, processo finale. Cioè, la verifica... la verifica di un progetto, se è andato a buon fine... Chi lo fa? Tu sei? No, quello che facciamo, ok, è dell'organigramma, quindi quello che loro hanno la responsabilità di che si fa la valutazione, sì? Quindi, per esempio, oggi io sto qua e io dopo di questo io faccio la valutazione e se la do a loro, loro la mettono insieme e alla fine dell'anno in questa assemblea, noi abbiamo due assemblee, una come nell'estate e un'altra come in dicembre, gennaio, sì? Quindi in questa di dicembre, gennaio l'assemblea per... in questa facciamo un po' di valutazione generale di tutto l'anno e pianifichiamo per tutto l'anno, sì? E qua questa gente mettono tutti i dati, ok, abbiamo fatto questo, questi progetti, è stato buono, anche i soldi, questo dinero, questo progetto è stato bene, dei soldi, questo bene, e questo la gente è stato, sai com'è? No, vale. Sì? Qualcuna domanda di più? O facciamo un po'... Sì? Chiudiamo? Ok. Quindi, adesso ce l'abbiamo... E questo è il nostro lavoro anche per oggi, sì? E lavoreremo... Can you put it like... yeah, no, just put it there, because it's here, ok. Ok, quindi, sappiamo che dove sono le decisioni in nostra organizzazione, chi la prendi, dove si prendono, come, e il come lavoreremo un po' di più, ma quando pensiamo in fare una decisione, abbiamo come quattro assiomi, si capisce assiomi? Quattro cose molto importanti di prendere cura.
¿sí? Questo lavoreremo un po' con queste cose dopo, sì? Quindi, la prima è le decisioni sono motivate da fattori, sì? Un po' adesso lavoreremo in quali sono i fattori, sì? Ma ci sono dei fattori molto vincolati alle decisioni. È importante essere consapevole di questo. C'è anche la seconda, il disegno del processo influenza la decisione finale. Sì? Quindi è molto importante non solo cosa si decide, sino come arriviamo a là, sì? Come è tutto questo processo. Il terzo è il contesto importante. Quindi la decisione vengono prese in domini, si capisce? Domini, sì? Quindi dopo lavoreremo con questi domini, cosa è il domini? E anche c'è struttura di potere informali nelle decisioni, sì? C'è struttura di potere formali, il direttore, ma c'è anche struttura di potere informali. Non è che tutti quanti siamo uguali, ma non è che tutti quanti abbiamo lo stesso potere per qualcosa, sì? E questo è importante. E non lavoreremo molto non andiamo a lavorare con questi poteri informali, perché sì, il prossimo seminario con la democrazia profonda, io penso che, no, you are going to work with rank and all of this. Sì? Quindi, e la fine è per l'ultimo assioma è per un buon processo decisionale è necessario monitoraggio e valutazione, perché a volte facciamo una decisione, ok, decidiamo questo, ma nessuno si prende cura di, ok, com'è stata la decisione? L'abbiamo fatto, perché ci sono tantissime volte che facciamo decisione e nessuno la sviluppa, no? Si capisce? Diciamo, ok, sì, facciamo questo e nessuno lo fa, sì? Quindi è importante questo monitoraggio e valutazione, soprattutto di decisioni che sono grandi, non questo, dove mettiamo la sedia, no, questo non valutiamo questa decisione di sì qua o qua, no? Soprattutto di decisioni importanti, sì? Quindi, con che ore sono? Ok, io penso che andiamo a parlare un po' di questo adesso e poi dopo il pranzo ci mettiamo con il disegno del processo, che io mi piace tantissimo questo, sì? E questo è super importante, molto importante, sì? Sì, come state di energia? Bene? Stanchissimi? Ok. Sì, sì, sì. Stiamo, bamba? Ok. Tu ce la fai a 10 minuti di più? No. Sì? Vabbè, ma sono sola, eh. Ok. E ci facciamo un panino, noi. Ha mangiato, condividi, cosa devi portare? Ok, questo è... can you just... Ok, great. Ok, i fattori, sì? Quando iniziamo una decisione, a volte pensiamo che tutti quanti hanno gli stessi fattori, ma non è così, sì? Abbiamo quattro, mettelo tutti, quattro, uno, due, tre, quattro, sì? Yes. Fattori che intervengono nella decisione. Sì? Ci sono delle razionali, come i dati oggettivi, i modelli matematici, le simulazioni, sì? Tutto questo, per esempio, vogliamo comprare qualcosa? Ok, quanto costa? Abbiamo soldi? C'è qualcuno che ci può vendere con un più bel prezzo? Sì? Sì, abbiamo questi fattori, abbiamo un altro che non sono, che lo chiamiamo non razionale, che è questo, che nella nostra vita ci sono molte volte che le decisioni
Per esempio, qualcuno che, una persona che ti piace e ti piace essere, stare con lei o con lui, a volte questa decisione non è con la testa, è più, sai, come le, e a volte facciamo delle decisioni come con l'intuizione, no? De, ah, io non lo so, io penso che questo è buono per noi. E tu pensi che questo è buono, ma tu non ce l'hai una statistica di ok, facciamo, no? È un po' una intuizione, sì, è questo. Anche ci sono delle interesse personali. Sogni? Dreams? Sì, che c'è gente, e anche gente, ma questo è anche culture che lavorano molto con i sogni e decidono con, in base a questo, sì? Perché nel sogno c'è questa parte non razionale della nostra testa che funziona nel sogno, quindi loro lavorano di più con questa parte. C'è anche l'interesse personale, che questo non è malo, ma questo sempre sta. In una decisione è collegata con le tue preferenze, no? Che cosa ti piace, no? Che cosa no? Il tuo sviluppo personale, che cosa tu vuoi per la tua vita, no? Sì, per esempio, la mia organizzazione, a me mi piace molto la facilitazione, io voglio fare più progetti di facilitazione, forse, no? Quindi questa decisione è molto collegata con il mio sviluppo personale o la mia, sì? E gli ultimi sono questi di mordi la ideologia, i valori, sì, la etica, che i principi, anche le convinzioni religiose, chi ha convinzioni religiose, sono delle cose vincolate all'ideologia. Sì? Quindi tutti quanti sono presenti nel processo decisionale e tutti quanti sono buoni, non è che uno non va bene, ma quello che è importante è essere consapevole e avere chiarezza, sì? Quindi, perché ci sono delle volte che c'è una persona nel gruppo che sta qua e un'altra che sta qua e non possiamo capirci, perché io sto parlando di una statistica, no? E tu stai parlando di una cosa che tu, non so, che tu pensi così, però non ce l'hai una statistica. Sono due intelligenze diverse che sono buone, ma è importante essere consapevole e a volte organizzare questa intelligenza. Se abbiamo tempo, alla fine di oggi lavoreremo con una metodologia che si chiama Sei sombreri. Capelli di De Bono. Sei capelli di De Bono, che dopo lo facciamo, che per sistemare un po' la testa, sì? Io come per dire, ok, questo è importante, tutti quanti ci mette qua per i dati statistici, sì? Ok, adesso che cosa tutti quanti abbiamo in questo spazio non razionale, sì? Oh, si capisce? Si capisce? Sì? Ok. Quindi questi fattori, abbiamo detto che tutti sono validi e non si escludono a vicenda, quindi possiamo lavorare con tutti quanti. Lo importante è sapere e capire quando dobbiamo lavorare e anche sistemare. Ok, adesso lavoriamo con questi di qua, adesso con questi di qua. O se la gente parla di un fattore differente, si può come dire, ok, adesso no, io non ce l'ho un dato matematico, ma questo, io sto parlando del mio interesse, del mio sviluppo, che è anche importante per me. E io vorrei, questa decisione è collegata con il mio sviluppo per questo, sì? E questo dà molta chiarezza
a la gente per capire che stai parlando, sì? E qual è il tuo posto di parlare, sì? Si capisce? E anche questi razionali, i primi, nella nostra cultura sono più come importanti, no? Ci sono delle culture, per esempio, indigeni che lavorano di più con i non razionali, no? Con gli oracoli, i sogni, o tutte queste cose, sì? E anche questo di qua, di interesse personale, non è male, ma ci sono delle volte che sì, con l'interesse gruppale, sì? Si scontrano con l'interesse del gruppo, quindi è importante capire che come possiamo fare per non ci incontrano. E anche il gruppo può fare molte cose per il tuo interesse personale, ma ci sono delle volte che il gruppo non può fare tutti i tuoi interessi personali. Quindi tu li devi fare fuori dal gruppo. Sì? Non so se io mi piace tantissimo il calcio, qua questo non è un spazio per giocare al calcio. Quindi io posso venire e dirvi, ah, vorrei giocare al calcio, e voi mi dicevi, Javier, no, scusa, qui la domenica sì, ma non oggi, no? Per esempio, quindi questo mio interesse personale non sempre è collegato con il gruppo e non sempre si deve mettere tutti i nostri interessi personali nel gruppo, ma è buono capire che il gruppo, capire nel gruppo come mettere interessi personali, ma ci sono delle volte che non possiamo, non ce la facciamo, sì? Ok, e dove sono le emozioni? In qui, chi fattore stanno le emozioni? Dove pensate che stanno le emozioni? Non razionale. Qua? Ideologia. Qua? Interesse personale. Qua? Ma anche nel razionale. Sì. Stanno in tutti quanti, sì? Sì, ma sai, perché tutti quanti questi fattori sono vincolati a una nostra emozione, sì? Per esempio, un modello matematico, una statistica, se io voglio fare un progetto con voi, Claudia ci fa una ricerca per capire se è buono, come sia il momento per fare il progetto, e ci dà dati matematici e con soldi, tu lo puoi fare. In questi dati sì, è vincolato a sì, sì, lo possiamo fare, io mi metto così contento, no? Sì, i modelli matematici sono come incontro del mio sviluppo, per esempio, di quello che io voglio, la mia emozione è più come, sì? Quindi stanno sempre. Ok, fino adesso questo è come la parte, io penso, più come teorica, sì? E dopo il pranzo andiamo a lavorare tantissimo i gruppi, sì? Quindi non staremo qua, così, staremo là, come in un'altra dinamica diversa, sì? Quindi, adesso qua è come un po' questa introduzione, i fattori, il livello di decisione, per avere un po' in la testa tutte queste cose, e poi, dopo il pranzo, inizieremo a disegnare il processo, che è così bellissimo per me, capire come si disegna un processo buono per la decisione, sì? Quindi avete qualcosa di domande o qualcosa? Alguna pregunta tenéis? Siamo già, il nostro corpo è come... Oh, mangiare. Ok, quindi, per favore, alle tre puntualità tedeschi.
no puntualità spagnola, no puntualità italiana, tedesca. Sì, perché sono, adesso sono la una, quindi alle tre. Sì? Andiamo. Ok, iniziamo la nostra serata e per voi un po' tu capire che cosa faremo questa sera. Volevo ricordarvi questi di assiomi nel processo decisionale, sì? Quindi oggi, sai, abbiamo lavorato un po' con questa parte di fattori e adesso andiamo a questo secondo assioma, che è il disegno del processo influenza la decisione finale. Sì? Quindi quello che lavoreremo con questo del processo, questo è un assunto molto importante per i facilitatori come noi, che quello, una cosa molto importante che facciamo come facilitatore o facilitatrice è prendere cura del processo, sì? Quando la gente sta molto facendo qualcosa, come molto... Ok, parlerò in spagnolo. No. Quando la gente sta muy, digamos, muy entregada a hablar sobre un tema, muchas veces no cuidan el proceso, ¿sí? Lo que se hace es pensar más en el contenido, pero no en el proceso. Okay, cuando la gente è molto coinvolta in quello che deve fare, non pensa tanto al processo quanto al contenuto. E quindi come si arriva alla decisione, insomma, viene un po' trascurato il processo. Y una de las tareas principales de los facilitadores o de las facilitadoras es cuidar el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque los facilitadores no, en principio, no nos importa el contenido, ¿sí? Si estamos trabajando con un grupo, nos da igual que el grupo decida una cosa u otra, porque no es una decisión que nos afecte, ¿sí? Lo que tenemos es que cuidar que el proceso es claro, es limpio, está bien hecho, ¿sí? Ok, il compito principale del facilitatore è quello di appunto fare attenzione al processo, di curare il processo, perché non ci interessa tanto il contenuto quanto come arrivare, come sviluppare il processo. Por eso esta tarde vamos a trabajar con el proceso. Y antes de trabajar con el proceso, vamos a trabajar un poco con nuestro cuerpo. Ok, prima di cominciare a lavorare sul processo, lavoreremo un po' sul nostro corpo. Sí. Vamos a hacer una cosa muy cortita para despertar nuestro cuerpo. Faremo un esercizio molto breve su come risvegliare il nostro corpo. Os voy a pedir que os levantéis. Chiedo di alzarvi. Me avete capito! Sì, la gente di casa lo può fare anche. Ma non si vedeva però questa mattina? No, ho detto se riusciva a vederci, ma non si vedeva. No, intanto potremmo cominciare di qua. Lasciare un po' di spazio alla telecamera. Ok. Non si vedeva, ci avevo. Quindi, ognuno adesso si prende a una persona come... Così? Dalla destra o dalla sinistra? 2, 2, 2, ah sì, così, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ok, Claudia, ti importa farlo conmigo qui nel centro? Para que... Quindi, Claudia è la mia copia, si dice? La mia compagna. Quello che faremo adesso è come un piccolo massaggio, ma non è un massaggio, sì? Perché tu in un massaggio molte volte ti fai come ti rilassi, ma questo è per
e svegliarsi, sì? Energizzante, sì? E questo è importante perché come vogliamo fare il lavoro con in diversi livelli, no? Con la nostra testa, con il nostro cuore, con il nostro corpo, adesso abbiamo bisogno di svegliare il nostro corpo perché abbiamo bisogno di avere la testa molto sveglia per oggi, sì? Quindi una persona inizia a dare il massaggio e l'altra lo riceve, lo riceva, sì? Okay. Quindi parlate chi inizia che cosa tra voi? Sì. Ok, e questo importante è svegliarsi prendendo cura. Quindi non è che io inizio a fare così a Claudia, no? Io devo prendere cura di Claudia, ma non come fare così un massaggio. Per svegliare, quello che facciamo è mettiamo i mani così. Sì, come così. Così, no? A cucchia, sì? E facciamo, sì? Sì? E quindi io vado a parlare con questo italiano e voi facete quello che io dico, sì? Ok, quindi... Ok, quindi iniziamo per la testa, sì? E la testa... Así prendiendo cura molto, come se fosse la pioggia, sì? La pioggia che inizia così piccolo, sai, come lento, e poco a poco di più inizia la pioggia un po' più forte, sai, come inizia un po' più forte, sì? E scendiamo fino a questa parte, la nuca, sì? E la nuca, e la nuca c'è una pioggia un po' più forte, sai, così, come una quasi tormenta, sì? Così, un po' forte e veloce, sì? E mettiamo le mani così, quindi, mettiamo, sì, questa parte di qua. Estendiamo per la schiena, prendendo attenzione di non, sai, di non toccare nessuna parte che l'altra persona non vuole. Sì? Ok? E anche per... come si dice, braccio? Braccio. Per un braccio. Così, un braccio. L'altro braccio. Ok, e poi una di questa perna, gambe, una gambe, così iniziamo, le gambe sono importanti perché hanno molto il peso del nostro corpo, sì, l'altra gambe, e anche i piedi, sì. Ok, e facciamo così per limpiare un po', sì? Ok, e poi cambiamo? Sì, sì? E iniziamo con questa pioggia così lenta per la testa, è una pioggia che inizia un po' più forte. Un po' più forte, sì, e poi scende nella nuca, sì, nuca, che la nuca è importante perché ha il peso del nostro pensiero, quindi è il collo, poi scendiamo e iniziamo così più forte con tutte le mani, sì.
Sentiamo per la schiena. Vai. Un po' giù. Anche iniziamo con un braccio. Bene. E anche l'altro braccio. Scendiamo sulle gambe, la prima gamba. E così possiamo fare, qui possiamo fare forte, forte, sì. E l'altra gamba. Ok. I piedi. Uno, due. Due, ok, e finiamo così con questo pulizia, brava, ok, diciamo grazie, ci sediamo. Ok. 18. Ok, quindi adesso per lavorare con il processo lavoreremo prima, facciamo una pratica e poi dopo parliamo un po', sì? E in questa pratica parlo en español. En esta práctica vamos a hacer cinco grupos. ¿Sí? Cinco grupos. Entonces, lo vamos a hacer ahora de una forma rápida y fácil, que yo voy a decir número 1, 2, 3, 4 y 5, y las personas que tienen el 1 se ponen juntas, las que tienen el 2 se ponen juntas. ¿Sí? Muy fácil. Ok, allora in questo esercizio formeremo 5 gruppi, sarà molto veloce e molto facile. Chiamerò i numeri 1 che si accoppieranno, i numeri 2 si accoppieranno e così via. Sì? Quindi 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì? Quindi il gruppo numero 1, per favore alzatevi. E in questa, sì, in questa stanza, quindi potete questo è con un prendete uno, ok? E potete rimanere un po' qua fino che io esplico tutto. Il gruppo numero 2, per favore. Il 2, questa è la vostra carina stanza, sì? Quindi uno di questo e uno di questo. Il gruppo numero 3. 1, 2 e 3. E la vostra stanza è quella di là, sì? E il gruppo numero 4 sono 2 e il 5 sono 2, ok, facciamo. Ah, sì. E mo ci pensiamo. Ok, Sara, tu hai un gruppo? Sara, qua, per esempio? E come ti dice? Michela, qua. Quindi 4, questo e questo, e 5, vado a prendere, can you please take me a big one, just there in, ok, il 3, il 1, il 2, il 3, il 4, là, e il 5, giusto qua, sì, e c'è in qualcuna stanza, ci sono delle sedie, ma ci sono altre stanze che non hanno sedie, quindi dopo la mia esplicazione prendete la sedia e... Sì? Ok, quindi...
E basta, è questo per voi. Quindi adesso abbiamo 15 minuti, sì, per nel gruppo per scegliere una decisione che è stata presa per qualcuno del gruppo, sì? Per esempio, qua una decisione che è stata presa per Ilaria, per un suo gruppo dove Ilaria lavora, sì? Ilaria esplica come è stata che decisione è, sì? E tra loro disegnano come è stato il processo, sì? Come sono arrivati a prendere la decisione, sì? Quindi non lo so. Comprare una casa. Prima, non so, prima abbiamo guardato nell'internet che cosa c'è la informazione, e poi abbiamo fatto bla bla bla, e poi alla fine abbiamo deciso che casa volevamo comprare. Sì? Casa. Casa, sì, è un esempio. No, come casa. È un questo, casa. Sì? Ma... per favore, por favor, elegir alguna decisión que sea importante, ¿sí? Alguna decisión importante que hayáis hecho. Ok, dovete prendere delle decisioni importanti. Sí? Che avete già fatto. Degli esempi reali. Sì, reali. Che hanno già fatto. Sì, sì. Un esempio reale di una decisione che avete fatto. Forse che non è stato molto buono il processo, può essere, e adesso pensiamo qual è il meglio processo, sì? Quindi chi una persona di gruppo che ha, perché forse non tutti quanti ce l'avete una idea, ma sì, c'è qualcuno che ha una idea, per favore che condividere la idea. E poi parliamo un po' di come è stato il processo e il resto di persone intenteranno pensare también in come ha sido il processo, sì? Il resto delle persone dovranno pensare a come si è evoluto il processo. Sì? È chiaro? Chiaro? Sì? Quindi abbiamo più o meno come 15 minuti, io ce l'ho questo mio strumento. E quando il tempo è finito, io... E tutti quanti venite qua, sì? Sì? Andiamo! The man of the camera, maybe you follow one of these processes? Oh, great. What do you think? Great. So from how they can... Yeah, sì, yeah, okay. Sai, non so cosa ho fatto con... Tenía unas, como unas hojas, que no sé qué he hecho con ellas. Igual las tengo...